Bentornati a tutti ragazzi, io sono Furious93 e ci sono andati su The Witcher 3. Dunque, l'ultima volta avevamo accettato la missione del barone di trovare sua moglie e sua figlia. Dunque, ora devo ricordarmi come si faceva a chiamare il cavalluccio. Chi se lo ricorda ragazzi? Questo sarà un problemino. Non me lo ricordo più ragazzi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, ma era vicino. Allora, dunque. Si baggeranno? Ok, perfetto. Allora, aspetta, fermi tutti, che qua c'è il fabbro e mi sa che io ho un po' di roba da vendere. Allora, c'è anche la cote qui, molto bene. Ottime cose, ottime cose. Allora, andiamo prima dal fabbro, che è questo. Allora, dunque, io farei intanto, vendiamo un po' di roba, prendiamoci. Vedo tutte spade comunque. No, questa però non la tiro via. Allora, questa via, 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 via. Un po' di roba che non, insomma, non ci interessa. Questi qui, no, mi sa che le teniamo queste qui. Cacchio, questa qui è ancora migliore dei nostri. Questa non lo sapevo. Questa devo metterli. Questi qua li metterò. Qui abbiamo un po' di roba. Guanti da cavallerizzo. Stivali, stivali, pantaloni. Pantaloni. Questi qua sono oggetti. Ma glifo di. Una volta letto le informazioni sono prese. Intensità axi. No, vabbè, ma questi qua secondo me sono tipo fatti dal. Sono per gli intrulli praticamente, ovvero non mi ricordo come si chiamano, ma comunque roba da bere, non di certo cose che rimangono. Guanti da caccia. Ok. Ma cos'è questo qui, mi chiedo. Intanto sono tutti oggetti magici. Gambesone Shidal 150 armatura contro quella che abbiamo noi adesso, non ne ho idea. Allora, intanto dov'è? Aspetta, ripara. Ripariamo tutto intanto. Molto bene. No, devo vedere una cosa. Io non possiamo. Cioè, perché. Per vederli dovremmo uscire un attimino. Vabbè, aspettate un attimo, controllo una cosa a questo punto. Qui abbiamo qualcosa da poter creare, tra virgolette, o no? Corazze varie. No, vabbè, non abbiamo niente. Abbiamo però un po' di cose da poter fare, quindi questi qui, i vari lingotti. Non lo so, adesso vedremo se farli o no. Vabbè. Allora, intanto usciamo un attimino e diamo un'occhiata all'inventario, voglio capire. Quella lì aveva. Di armatura aveva 150, vediamo se per caso ne vale la pena comprarla o no. Noi abbiamo. Dove cazzo sto? Merda, ragazzi, noi abbiamo 30 d'armatura. Quella lì 150. Allora vediamo, magari la compro in base a quanto costa, vediamo. Ragazzi, ottima Wouldn't cosa mind a quella lì. look at your stock. Allora, fermi tutti. Ma ha cose diverse? Ah, dunque, ora voglio ricordare dov'era. Stivali, stivali, farsetto d'arciere. No, no, no. Farsetto da cacciatore di taglie. No. Pantalone da. Aspetta, da? Cercatore, non mi ispirano. Cavallerizzo, troppo poco. Questa qui era. Costa, minchia. Ma ragazzi, 499, sti cavoli, noi abbiamo 700. Non lo so se. Allora, ci dice anche il livello per caso, vediamo. In teoria no. Non lo so, ragazzi, se ne valga la pena, perché ho paura che sia 150 d'armatura. Secondo me, cioè, la potremmo usare molto più avanti. Non so quanto possa valer la pena in questo momento. No. Non ne vale la pena, secondo me, almeno per ora no. Lasciamo stare per adesso. E magari proseguiamo. Il fabbro è qui. Questo qui invece è, diciamo, il mercante Fancy a base, gander ecco. at all.
We've gathered ourselves quite the collection. Why let such nice things waste away? Ok. Cosa hai da offrirmi? Vediamo un po'. Show me what you got. Vedete, questo qua c'ha le cose basi. Vabbè, danni più uno, non so. Beh, però per 48, ragazzi. Questo qua per 48 ci può stare. E mi piace prendere. Allora. Si stanca meno. 299, 320, 450. Nilfgaardiana. Beh, sinceramente Nilfgaardiana non è che mi ispirano tantissimo. Comunque, fate vedere un attimo. Il cavallo mio c'ha, mi sa, solo da un lato le cose, le borse. E magari fa mettere dall'altro lato. No, che okay, borsa se il paraocchi basta. Ok. Niente, vigore 20. Vediamo invece l'altra quanto dà di sella. Se ne vale la pena almeno. Show me what you got. Vediamo un po'. Sella 20. Beh, 50, ragazzi, però. Però sempre 4. Ragazzi, qua le cose costano da una cosa assurda. Brigata. Cosa viene? 20. Sapete che io quasi quasi le compro le carte, che magari ci possono. Terza mappa. Sì, quindi sono per trovare l'equipaggiamento da Witcher. Questa però ci vuole, ragazzi. Cosa? Ma scusate un attimo, Madonna, ragazzi, non è per... A meno che no, le mappe. No, le cose del Gwent costavano poco, non costavano tantissimo. Ragazzi, siamo proprio senza soldi. Cosa micidiale. C'erano delle cose che potevamo vendere praticamente, che non ce ne facevamo praticamente una mazza. Ma ora voglio ricordare quali erano. Chi se lo ricorda più quali erano? Penso che siano queste. Si può vendere a buon prezzo. Sì, infatti, qua tu. No, cosa ho combinato? Argento puro. Maledetto. Vabbè, fan 13, ragazzi. Bene, allora, fermi tutti. Coltello da burro, bocca. Vabbè, ritiriamo, che cazzo ce ne facciamo. Anche se sono solo 3 corone. Si può vendere al mercato e smontare per recuperare pezzi. Pelle d'orso, non mi interessa. Pelle di lupo bianco, non mi interessa. Non mi interessa. Pelle di coniglio, via. Pelle di cervo. Abbiamo ucciso cervi, quando? Vecchia pelle d'orso. Tiriamo via pure questa. Pelle di pecora, via. Ragazzi, stiamo facendo i soldi. Di cavallo, via, sì, sì. Capra, via. Queste qua dovremmo scambiare più avanti. Non sarebbe una brutta cosa. Rastrello, se ne possono andare a fan 13. Vecchie pelle di capra, via. Fiori. Li puoi smontare per... Non lo so, comunque. Io tutte le pelli per adesso le togliere, tanto gli animali si trovano in giro tranquillamente. Si può vendere nei mercati e smontare... No, questa qua no. Dunque, prendiamoci la mappa, la piglio. Potenziamento, si è inserito in un alloggio vuoto di un pezzo di equipaggiamento migliore caratteristiche. No, non importa. Cos'è questo qui? Essenza elementare, no, beh, ragazzi. Fuffa, lasciamo stare. Abbiamo preso quella mappa lì. Poi vedremo cosa farci. Molto probabilmente. Ah, potremmo fare altre cose, molto probabilmente. Allora, dunque. Io mi sa che faccio. Uso la cote intanto, che aumentiamo la potenza delle armi. E l'altro dov'è il... Ci dovrebbe essere qui il... Forse qua dentro? No, ok. Ci dovrebbe essere anche... tipo... non è l'incudine, è qualcos'altro dove poter praticamente potenziare... Ah, fermi tutti, vediamo un attimino. Allora, in teoria vedete c'è la cote e il tavolo dell'armaiolo. Ma il tavolo dell'armaiolo dove sta? Ma è qua. Porca miseria. Così abbiamo un tot di tempo che abbiamo le armature e le armi che fanno più danno o più resistenti. Ma non è questo qua il mio cavallo? Che asseruolo. Ok. Magari diamo un'occhiatina qua alla bacheca. Prendiamo tutto. Che sono le varie missioni. Ce le prendiamo poi magari. Se le faremo, le faremo più avanti tranquillamente. Ma io sono dalla parte sbagliata intanto. Aspetta, vediamo se magari devo uscire da quella. Ah, dov'è che devo andare? Di là. Di qua si può uscire.
Mi sa di no, devo fare il giro così e poi no, non si può uscire, quindi devo andare per forza di là. Niente, iniziamo a correre, se no qua non finiamo più in questa puntata se non facciamo niente. Ok. Qua c'è un altro mercante, poi magari ci passeremo più avanti. Vediamo un po'. La cosa che non mi piace è che ogni volta quando si va a sbattere contro qualcosa, mentre che si corre, il cavallo molte volte si ferma di botto, anche se magari strisci poco poco, cioè già è molto difficile governarlo, tutto sommato. Slow now. Cos'è che... Whoa. D'accordo, cos'è che ha detto quello lì? No, Not so fast, Roach. ok, boh, pensavo che ce l'avesse con noi, invece no. Andiamo di qua. Siamo a 200 metri, che siano metri. Mannaggia, intanto ho sbagliato strada. Per vedere se erano metri o no. Anzi, qua basta distrarsi 3 secondi, veramente si sbaglia strada, che è una bellezza. Di qua 70 metri. Inizio a rallentare un po' perché non vorrei. Ah, questo qua è vero. Ah, dovevamo andare a vedere appunto lo sciamano. Che c'è uno detto che si era trasferito. Ah no, quella era la maga che si era trasferita da poco. Want to talk to the Peller? Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Quindi, cosa fare? No, ragazzi, io vi pagherò. In teoria vorrei usare questa, ma porca miseria, ci volevo arrivare per stagione 2. Vabbè. Partiamo What do you dall'inizio, want from vediamo. me? To give him what he deserves. And that is? He done conjured augurys. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries, lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him. Facciamo così, voi ve ne andate e io... Ok, perfetto. Just so È andata happens meglio I di need the quello che Peller pensavo, alive. almeno So se if you agree funziona. to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Who the hell do you think you are? A Witcher. A Witcher? Hear that, boys? Either Velen's got a bumper crop of witches, or this is the bastard who cut down our boys at the crossroads. Ok, non è andata come speravo. Maledetto. Maledetto albero. Allora, intanto questo qua deve andare via. Mannaggia. Grazie a tosta. Ma qua c'è un altro. Un altro arciere. In teoria è un balestriere, però vabbè. Ragazzi, è tosta. È tosta. Pensavo di aver ucciso l'altro, sinceramente, però... Ok. È andata bene, tutto sommato. Pensavo che finisse peggio. Prendiamo un po' di roba in giro. Fanno sempre comodo. Possono rivendere, insomma. Cacchio. Pensavo di riuscire a, diciamo, convincerli appunto ad andarsene.
E no, non è stata così. Ci abbiamo provato, ragazzi. Tanto mangiamo, perché qua, ragazzi, comunque è stata una buona idea affilarsi le armi e mettere a posto l'armatura, diciamo. È stata una buona idea. Poi c'ho ancora gli stivali da mettere, ragazzi. Andiamo bene. Open up, it's safe now. Devils, who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man. Nay, a wolf. Grey, though not old. Tis he the Peller awaits. Quindi ci aspettava. Ci hanno inviato un messaggio. Oh, guarda, sta arrivando. Sta arrivando Geralt, preparati. E infatti, appunto, mi aspettavi? You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Ok, quindi invece dell'SMS ci sono arrivate un po' di ossa. Ti hanno detto un po' di cose. Ok, va bene. Made of spruce wood, strong smell of juniper. Noi abbiamo gli SMS e loro hanno le ossa. Va bene, dettagli, ragazzi. Freshly cut spruce, sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. Proteggerla. Vabbè, proteggerla da cosa? So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? It is not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Pella could do. Quindi, che sia una forza oscura. Tipo. No, nay. Fantasma, cosa del genere. Ora non mi ricordo come si chiamano quelli del gioco, appunto, tipo spettri, fantasmi. Però, che sia qualcosa del genere. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess, none better than princess for finding things. Princess, which princess? Princess, my goat, she's fled. No. Those men must have scared non la her capra. Off. Can we get back to the ogre? Ha chiamato la capra principessa, no. Dopo questa dovrei spegnere il gioco e buttarlo. No, vabbè. No goat. Won't work. Siamo benvenuti in Goat Simulator. No, ok. Dovrei farla questa cosa qui, ma lasciamo stare. Will you help me if I bring the goat back? Grazie, anche proprio proprio col sospiro. E dai, troviamo sta capra. Questo proprio l'ha detto. Fine. I'll get your goat. Più o meno, sì. The little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. Ah, per un po'. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. E mo, scommettiamo che devo fare. Ecco, lo sapevo. Beh, questa, tutto sommato, è. Se. Insomma, devo appunto cercare la cosa, devo usare il campanello. È carino. Che figa, te lo tiro anche fuori. Questa è una gran figata. Tutto sommato. Cioè, la meccanica tutto sommato non è che. Intanto ci sono già nemici là in fondo. Lupis lazzoli. Ok, praticamente, allora, i lupi, come avete visto, ormai non sono più un problema, neanche per Geralt, tutto sommato, perché, vabbè, togliamo tanto, quindi due o tre colpi vanno giù e ci tolgono molto meno rispetto a prima. Vediamo un po'. Beh, aspetta, io posso fare anche così però, ragazzi. This way, I think. Da questa parte, dove di preciso? Lì sento roba. E ci sono altri nemici. Ma io qua cado? Non cado. No, ok. È andata bene. Oh, Christian Dior. Ok.
Molto bene. Ragazzi, è tosto questo qua, eh. Tanto. Ah, pensavo di togliersi di meno, invece non ho sommato di farlo abbastanza. Oh my god. Che liscio. Non mi chiede come ho fatto a rimanere in vita, ma... La caramella che sto mangiando per recuperare vita non me le mangerei neanche a pagare. Gli è andato giù, ragazzi. Ottima cosa, prendiamo esperienza più i vari oggettini. Fibre, Achillea. Che possiamo... Questa è una cosa che non mi piace, che non posso... Cioè, in teoria c'è un corpo lì, magari esaminarlo, non so... Ah, c'è un altro qua, allora. Niente, prendiamo qui. Signori, io quasi quasi facciamo una bella cosa. Chiudiamo qua il video e la prossima continuiamo a cercare la capra. Signori, che dire? Alla prossima!